Si gioca dopo le chiacchiere della vigilia, gara che promette di regalare spettacolo anche in campo oltre che sulle tribune. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. Siamo alle stadio dei Vallecas per questo match che si disputa sotto la pioggia, un insidio in più per i protagonisti in campo. Con me c'è Lele Adani, pronto per il commento tecnico. Coppa di Spagna, giunta agli ottavi, oggi sul piatto c'è un match che promette spettacolo. Si sfidano Rayo Vallecano e Real Madrid. Ci siamo, Pier. Non vedo l'ora di scoprire chi passerà il turno. Vedremo se la formazione ospite saprà rispettare il pronostico della vigilia e andarsela a prendere questa qualificazione lontano dal campo amico. Oppure se il pubblico di casa riuscirà a trascinare la propria squadra a un traguardo che appare tutt'altro che facile. Rayo Vallecano che scende in campo con questo 11 titolare. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Queste sono le scelte di partenza del Madrid per questo match. Si schierano col 4-3-3 col falso 9, modulo di ispirazione spagnola, la Spagna campione d'Europa e del mondo. Hanno optato per tre attaccanti mobili in grado di svariare lungo tutto il fronte offensivo per non offrire punti di riferimento all'avversario. Vedremo poi se si rivelerà una scelta azzeccata, Pier. Real che può manovrare il primo pallone della gara. A metri qui Dembélé, azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Potrebbe essere la partita di Dembélé, giocatore che se in giornata può fare la differenza. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, ma perché è abilissimo con la palla. 1-0 Real, la gioia dei tifosi merengues, comincia bene il match per il Real Madrid. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Valverde. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore per il Real Madrid. La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta, fischiando solo il rigore. L'ammonizione, secondo me, sarebbe stata eccessiva. Occasione da sfruttare per rafforzare il vantaggio. Ed è gol, trasforma con sicurezza dal dischetto. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Passaggio mal calibrato. Rodrigo. Tenta la conclusione. Conclusione ribattuta. Sceglie il tocco corto. Lascia partire il tiro.
La presa del portiere, conclusione non irresistibile. Tentativo troppo morbido per creare problemi al portiere. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Dembélé. È tutto solo? Ha sfoderato una parata super qui per salvare la sua porta. Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Preferisce il tocco corto. Mariano. Sventa il pericolo. Dembélé. Mariano. Può colpire da lì. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Allontana la minaccia qui. Tentativo precedente che meritava miglior fortuna. Palla che si è stampata contro il legno con il portiere fuori causa. Contrasto efficace. Si abbassano con l'idea di provare a stanare la squadra avversaria e colpirla in contropiede. Occhio alla palla gol. Pallone in rete e adesso 3 gol di vantaggio. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Gara che riprende con un distacco enorme. Un Real fantastico fin qui. Real Madrid avanti nel possesso palla, come certificato anche dai numeri. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore. E c'è il gol, è immarcabile oggi, è tripletta per lui. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Termina così il primo tempo con l'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vediamo. Scivolata perfetta, pallone recuperato. Dembélé. Quelle che all'inizio sembravano soltanto voci di mercato adesso sono realtà, Lele. C'è la firma, la notizia di queste ore. Sinceramente penso che nemmeno loro si aspettassero di spuntare un prezzo così vantaggioso, Pier. Conosciamo tutti le qualità di questo giocatore e ciò che potrà dare a questa squadra. Attenzione a Dembélé e c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario. La regia ci manda il replay del gol, palla che si è infilata all'altezza del primo palo. Da rivedere il posizionamento del portiere ovviamente. E non ha coperto bene, no. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Tornano in possesso di palla. Mariano. Ha spazio per tirare. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Sfortunato nell'occasione precedente. L'aveva anche indirizzata bene, Pier. Portiere è stato salvato dal legno. Appassionati di calcio spagnolo, questo è il prossimo appuntamento su EA TV. Sale la febbre per la sfida tra Rayo Vallecano e Villarreal. Pier, non vedo davvero l'ora. Sono due squadre che giocano un calcio veloce, votato all'attacco. Sono sicuro che ci divertiremo. Contrasto vincente. Palla che è uscita, decisivo qui il pressing del difensore. C'è un doppio cambio.
Carvajal. Rodrigo prova a correre qui il Real Madrid. Mariano, palla importante, ecco il gol, il suo secondo gol personale quest'oggi. Questa è l'azione che ha portato al gol. Ha avuto la palla buona e non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Trejo. La legge bene, ferma il passaggio. Valverde. Ancora 5 minuti da giocare. Buono qui l'intervento del difensore, sarà fallo laterale. João Félix. Camavinga. Occhio a Dembélé. Non c'è più tempo e dunque il Real passa il turno. Qualificazione strameritata. Mai c'è stata partita. Hanno preso da subito in mano le redini del match e l'hanno condotto fino alla fine senza correre rischi reali. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Una partita, una prestazione da annali del calcio. Ha trainato la squadra verso la vittoria grazie a una goleada che ha dell'incredibile, imprimendo il proprio nome a caratteri cubitali, sia sul match, ma anche nella memoria dei tifosi. E c'è il gol, è immarcabile oggi, è tripletta per lui. Mariano, palla importante, ecco il gol, il suo secondo gol personale quest'oggi.